Sensori di ultima generazione sui bus per il riconoscimento del profilo delle persone, rete telematica e dispositivi self-service di bordo, indicatori di linea, di destinazione, ma anche per i passeggeri a terra. Sono queste le principali novità introdotte da TUA alla luce del nuovo scenario che sta caratterizzando il mondo dei trasporti e che ha imposto una nuova logica di gestione dei servizi. TUA infatti ha messo in atto un sistema intelligente di contapersone a bordo dei bus per garantire, come spiega ai nostri microfoni il presidente di TUA Gianfranco Giuliante, il distanziamento sociale ai tempi del Covid-19. Le esigenze sanitarie hanno un elemento interrogabile che è quello del distanziamento sociale e quindi noi ci siamo trovati complessivamente a dover decidere di fare dei passaggi tenendo conto che le persone trasportabili sarebbero state circa il 25% di quelle che eravamo abituati a trasportare. Poi sono state anche meno, per la verità, nei primi giorni della fase 2. Tutto ciò ha fatto sì che ci reinventassimo in termini di trasporto locale. Abbiamo previsto la necessità che ci siano delle prenotazioni e abbiamo anche dovuto mettere in piedi un meccanismo per il quale da remoto all'interno della TUA noi veniamo a conoscenza di quante sono le persone a bordo. Abbiamo la possibilità di comunicare all'esterno tramite display qual è il numero dei passeggeri trasportati e quindi se l'autobus è completo, e contestualmente con queste notizie possiamo predisporre dei bis per fare in modo che in tutti quanti quei posti dove l'autobus è passato con presenza di persone ma con posti già occupati arrivi questa soluzione per consentire a chi è rimasto in prima fase a piedi di arrivare dove deve arrivare. I costi cambieranno, noi stiamo creando le condizioni in questa fase per cui facciamo dei tagli laddove possibile, ma anche e soprattutto stiamo cercando dei sistemi elaborati in parte da un team interno che ringrazio perché è stato veramente eccezionale. Oso dire che questo, lo ripeto, è il primo esperimento in Italia di utilizzo di questo sistema da remoto che consente di avere tutte le notizie circa i flussi di trasporto che noi abbiamo. Averlo in parte, in buona parte, fatto in house significa anche aver avuto la possibilità di abbattere i costi. Ci sono poi costi altri come quelli della sanificazione e via di seguito che naturalmente debbono essere fatti dall'esterno, da ditte specializzate e quindi sono dei costi di natura oggettiva. Colgo l'occasione, perché immagino che per quello che vi riguarda ci siano anche domande in questo senso, e una delle domande che mi si pone spesso è quella: come fa l'utente a sapere che l'autobus sul quale viaggia è sanificato? Bene, la risposta è molto semplice: se l'autobus non è sanificato non può partire, e quindi automaticamente se l'auto è in corsa ed è partito significa che c'è un ok in termini di sanificazione.